vedete, cominciamo, così poi lasciamo qualche minuto a lui per smontare prima della lezione successiva. Allora, la nuova costruzione è una delle più facili tra quelle che ho elencato. Perché? Vediamo solo brevemente, senza dire troppi dettagli, come si fanno. N, definizione assiomatica. E la definizione assiomatica è sempre complicata. Se noi abbiamo N, possiamo costruire Z. Z si costruisce con il prodotto cartesiano di N per N, e poi con una relazione di equivalenza. Una volta la relazione è quella data dalle differenze. A più B uguale B più C. Quindi se A meno B è uguale a C meno B. A C meno D. Allo stesso modo si costruisce Q a partire da Z. Z per Z, modulo una equivalenza. Ho lasciato lo spazio, ora quando si siedono. Allora, Z per Z, come prima, modulo l'equivalenza, tranne che questi sarebbero numeratore e denominatore, e abbiamo il problema, il denominatore vorrebbe dire sostanzialmente l'inverso, abbiamo il problema che 0 non ha l'inverso, quindi qua c'è la difficoltà che dobbiamo mettere che questo seconda coppia di Z non ha lo 0, e poi di nuovo la relazione di equivalenza che è la stessa di quella di sopra, tranne per il fatto che ora l'operazione è il prodotto. Quindi esattamente la stessa cosa con il prodotto invece che la somma, e questa avvertenza in più perché altrimenti non sarebbe una relazione di equivalenza. Non parliamo poi di R, perché R è un quoziente di S, quindi S modulo una certa relazione di equivalenza, dove S è un particolare sottoinsieme di P di Q. Quindi abbiamo il concetto di insieme delle parti e poi quello di quoziente. Quindi anche questa è una costruzione abbastanza complicata. Ora invece C è semplicemente R cartesiano R. Non abbiamo quozienti da fare, non abbiamo complicati concetti insiemistici. Semplicemente il prodotto cartesiano R per R. L'unica cosa a cui fare attenzione è che dobbiamo mettere in R per R le operazioni, e devono essere quelle giuste. Questa volta le operazioni non sono quelle naturali. Allora, vedremo quando parleremo di anelli che il prodotto di un anello per se stesso ha una struttura di anello naturale che è data dalle operazioni posto per posto. Se io voglio sommare due coppie di elementi di un anello A, quindi A1,2 più A3,4, li sommo posto per posto. I due elementi al primo posto li sommo tra di loro, i due elementi al secondo posto li sommo tra di loro. E lo stesso per l'operazione di prodotto. Queste sono le operazioni naturali. Qui invece abbiamo un'operazione di prodotto che non è quella naturale, quindi bisogna fare attenzione. C quindi sarà R per R con le operazioni definite così. La somma è quella naturale. Somma naturale in R per R. Cioè, io sommo tra di loro i primi elementi, sommo tra di loro i secondi elementi.
quindi l'operazione di somma è proprio quella più semplice che ci si può aspettare. L'operazione di prodotto invece no. A virgola B per C virgola D è uguale alla coppia data così. AD meno BC è l'elemento al primo posto e AC più BD è l'elemento al secondo posto. AC più meno BD, AD più BC. Ecco. Tra poco, quando vedrete qual è il significato, non avrete bisogno di ricordarvela a memoria. Io infatti non me la ricordo a memoria e l'ho ricordata. Quindi AC meno BD, virgola, AD più BC. Con queste operazioni C è un campo. Con queste operazioni C è un campo. Facciamo qualche verifica. Le verifiche sono tante, ne facciamo solo alcune. Le verifiche per la somma sono ovvie. Cosa intendo per ovvie? Che le proprietà della somma fatta in questo modo valgono perché valgono al primo posto e perché valgono al secondo posto. Ad esempio, vediamone una. Proprietà commutativa di più. A virgola B più C virgola D, l'abbiamo scritto là, è A più C virgola B più D. Se faccio la somma di queste due coppie nell'altro modo, quindi verrà C più A virgola D più B. E queste due sono uguali per la proprietà commutativa di più in R. Quindi io sostanzialmente non ho interferenze tra il primo e il secondo posto, perché posso dire che al primo posto c'è lo stesso elemento? Perché uso la proprietà commutativa della somma. Perché gli elementi al secondo posto sono uguali? Perché uso la proprietà commutativa della somma. Quindi il primo posto e il secondo posto non interferiscono tra di loro e vale la proprietà commutativa perché vale sia al primo posto che al secondo posto. Esistenza dello zero. Ora, chi sarà un elemento che sommato ad ogni coppia la lascia invariata? Basta che lasci invariato il primo posto e il secondo posto. E quindi lo 0 di C è la coppia 0, 0. Se io la sommo ad AB avrò A più 0 che fa A, virgola, B più 0 che fa B. Tutto rimane invariato, eccetera. Tutte le proprietà della somma sono le stesse. Chi sarà per esempio l'opposto della coppia AB? La coppia degli opposti, meno A, meno B. Meno AB è semplicemente meno A, virgola, meno B. Uso l'esistenza degli opposti in R. Le cose sono un pochino più complicate quando invece entra in gioco questo strano prodotto. Vediamo la proprietà commutativa del prodotto. L'associativa è lo stesso, ma è solo più lunga, quindi vale anche. Ma. Verifiche, invece queste non sono ovvie, non perché siano complicate, ma
bisogna farle, mentre nell'altro caso uno lo vedeva subito, valgono tutte le proprietà che valgono in R perché basta lavorare al primo posto e poi al secondo posto indipendente, mentre qua bisogna fare proprio le verifiche per il prodotto. Per esempio, proprietà commutativa. AB per CD viene AC meno BD, virgola, AC AB più BC. Prodotto in ordine inverso, allora viene CA meno DB, virgola, CA più allora qua come l'ho scritti AD, quindi CB più DA. Sono uguali. Perché R è un anello commutativo. Se voi andate a vedere, per dire che queste due sono uguali, e per dire che queste due sono uguali, usiamo parecchie delle proprietà di anello commutativo. Per esempio, qui ho AC e qui ho CA, per dire che sono uguali uso la proprietà commutativa del prodotto. Poi lo stesso qua, BD e DB, poi ho il segno meno, quindi uso l'esistenza degli opposti. E qui addirittura, cioè addirittura, uso anche la proprietà commutativa della somma, perché prima di tutto AD e DA sono uguali per la proprietà commutativa del prodotto, BC e CB sono uguali per la proprietà commutativa del prodotto, poi per girare uso la proprietà commutativa della somma. Quindi sto usando parecchie delle proprietà di R come anello. Un'altra cosa importante è l'esistenza dell'uno. Esistenza dell'identità rispetto al prodotto, cioè l'uno dei numeri complessi. E qua si vede che il prodotto non è quello naturale, perché con la somma chi è l'identità rispetto alla somma? È la coppia delle identità rispetto alla somma. La chi è l'identità del prodotto? Uno si aspetterebbe la coppia 1-1, invece non lo è, è la coppia 1-0. Facciamo la verifica. Ne basta una perché già sappiamo che il prodotto è commutativo. Quindi non sarà necessario verificare che questo elemento moltiplicato a destra e a sinistra per ogni coppia AB la lascia invariata, è sufficiente verificarlo col prodotto da una parte sola perché vale la proprietà commutativa. Allora, 1,0 per AB è uguale a, allora, 1 per A meno 0 per B, virgola, 1 per B più 0 per A. Allora, questi sono numeri reali, 0 per B fa 0 e 1 per A fa 1. Quindi al primo elemento, al primo posto c'è A, 1 per B fa B,
0 per A fa 0, B più 0, B. E quindi vale anche la proprietà dell'esistenza dell'1. E vale anche l'esistenza dell'inverso per ogni numero complesso, per ogni coppia di numeri reali, che non sia lo 0. Ma c'è anche la proprietà distributiva, vediamo una distributiva anche. Vale la proprietà distributiva. Come prima ne basta una. Dato che il prodotto è commutativo, è inutile fare la distributiva a destra e la distributiva a sinistra. Se vale da una parte, per la proprietà commutativa vale anche dall'altra. Allora, A virgola B moltiplicato per una somma, C virgola D più E virgola F. Allora, questo viene A virgola B moltiplicato per la somma di queste due, che è C più E, D più F. E questo viene, allora, prodotto di quelle due robe lì è A per C più E meno B per D più F, virgola, A per D più F più B per C più E. E allora, facendo i calcoli, viene AC più AE più BD più meno BD meno BF, virgola, AD più AF più BC più BE. Quest'ultima cosa che abbiamo scritto è il risultato. Vediamo che cosa succede se prima moltiplichiamo i due addendi per AD e poi li sommiamo. A virgola B per C virgola D più A virgola B per E virgola F. Allora, prodotto è AC meno BD virgola AD più BC, più secondo prodotto è AE meno BF virgola AF più BE, e adesso li possiamo sommare. Quindi sommiamo gli elementi al primo posto, AD più BC più AF più BE. E adesso controlliamo se abbiamo ottenuto la stessa coppia. Due coppie sono uguali se al primo posto c'è la stessa cosa e al secondo posto. Allora, al primo posto c'è questo e là c'è quello. AC e AC c'è. AE e più AE c'è. Meno BD, meno BD, meno BF, meno BF. Quindi al primo posto c'è la stessa cosa. Al secondo posto c'è AD dalle due parti, BC dalle due parti, AF dalle due parti e anche BE dalle due parti, e siamo a posto. E infine esistenza dell'inverso.
0, perché 0, 0 è l'identità rispetto alla somma, è lo 0 di questo campo, e la definizione di campo richiede che abbiano l'inverso tutti gli elementi con l'eccezione dello 0. Che cosa vuol dire che AB è diverso da 0, 0? Quando è che due coppie sono diverse? In mezzo cosa ci ha messo? Virgola, che cosa vuol dire? A diverso da 0, B diverso da 0 e qua in mezzo ci metto O. Questo è importante. Quindi due coppie sono diverse se o al primo posto c'è in una e nell'altra due cose diverse, oppure ci sono due cose diverse al secondo posto, magari anche sia al primo che al secondo, ma può capitare anche che so io, A sia 0 e B sia 7, 0, 7 è diverso da 0, 0. Allora, se noi abbiamo una coppia in cui almeno uno dei due è diverso, sicuramente, dato che siamo nell'insieme dei numeri reali, è diverso da 0 la somma dei loro quadrati. Quindi se abbiamo due numeri reali e sappiamo che almeno uno dei due non è 0, la somma dei quadrati non può fare 0, perché il quadrato è un numero maggiore o uguale di 0, e questo anche, la somma è un numero maggiore o uguale di 0. Quindi la somma di due numeri positivi o nulli è positivo o nullo e viene 0 solamente se entrambi sono 0. Quindi A quadro più B quadro non è 0, e allora noi usiamo A quadro più B quadro a denominatore. Quindi al primo posto mettiamo A diviso A quadro più B quadro e al secondo posto mettiamo meno B diviso A quadro più B quadro. Questo è una coppia di numeri reali, perché in R abbiamo gli opposti, perché A2 più B2 non è 0 e quindi in R possiamo dividere per A2 più B2, possiamo considerare, io lo scrivo come frazione, l'idea è moltiplico A per l'inverso di questo numero, che esiste perché questo numero non è mai 0. E importante, meno B, quindi A fratto A2 più B2 meno B fratto A2 più B2. Vediamo che cosa succede se facciamo il prodotto di questi, di AB e di questo candidato inverso. Verifica: AB per A fratto A2 più B2 meno B fratto A2 più B2 è uguale. Allora, al primo posto metto il prodotto degli elementi al primo posto, quindi A per A fratto A2 più B2 meno il prodotto degli elementi al secondo posto, B per meno B fratto A2 più B2. Il prodotto è prodotto degli elementi al primo posto meno prodotto degli elementi al secondo posto. Al secondo posto metto il prodotto in croce sostanzialmente, questo per questo, quindi A per meno B fratto A2 più B2 più il prodotto degli altri due, B per A fratto A2 più B2. Allora adesso facciamo i calcoli. Denominatore comune A2 più B2 e a numeratore A quadro meno
per meno b fa più b quadro. Al secondo posto lo stesso denominatore comune, a 2 più b2, in realtà non sono numeri razionali, quindi però le operazioni anche con il, se questi sono numeri reali le possiamo tranquillamente fare. Allora a per meno b viene meno ab, b per a più a2 più b2 fratto a2 più b2 viene 1, meno ab più ba fa 0, 0 fratto qualcosa fa 0, cioè proprio l'elemento che è l'identità di c. Quindi abbiamo verificato che valgono almeno una parte delle proprietà che sono necessarie per poter dire C è un campo. Ora la domanda è, ma chi mai è venuto in mente di definire un'operazione così strampalata e per quale strana magia questa operazione strampalata poi risulta funzionare bene e avere tutte le proprietà? E il motivo è questo, che nessuno ha inventato l'operazione dei numeri complessi in questo modo. L'operazione è la formalizzazione, la semplificazione di qualcosa che è venuto fuori in un modo un po' diverso. Allora, per capire da dove nasce questo campo dei numeri complessi, vediamo un elemento particolare di C che ha una strana proprietà. Anzi, prima vediamo un'altra cosa, visto che prima una di voi ha usato questo termine, definiamolo, definizione, siano A, B, ad esempio anelli, ma volendo si potrebbe mettere gruppi e tutto quello che volete, adesso noi interessano gli anelli, allora la do in questi termini, e F da in B una funzione. Si dice che F è un morfismo. Io a volte uso anche omomorfismo, è un sinonimo. Anelli se F rispetta le operazioni. Ora in realtà quando dico A e B anelli, detto così è detto male, perché l'anello non è solo l'insieme, è un insieme con due operazioni e quindi anche in B avremo due operazioni. Quando parliamo di anelli, anche se le operazioni sono strane, l'operazione rispetto a cui A è un gruppo abeliano si indica come somma, l'altra operazione si indica come prodotto. Quindi avremo l'anello A con una somma e un prodotto, l'anello B con una somma e un prodotto. E allora F si chiama un morfismo di anelli se rispetta le operazioni, cioè se F di A1 più A2 è uguale a F di A1 più F di A2. Attenzione, questa è una somma in A, questa è una somma in B. Questi sono due elementi di A, li sommiamo usando l'operazione di somma dentro A. Questi sono due elementi di B, li sommiamo usando l'operazione di somma dentro B. E lo stesso per il prodotto con la stessa avvertenza. L'immagine del prodotto A1 per A2, questo è il prodotto dentro A, è il prodotto delle immagini. Per essere un anello deve avere tutte e due queste operazioni e per essere un morfismo di anelli deve rispettare tutte e due le operazioni. Allora, noi possiamo già scrivere un morfismo addirittura iniettivo di anelli tra due campi che conosciamo.
R, campo dei numeri reali, e questo che abbiamo appena definito. F va da R in C e manda un numero reale X nella coppia X, 0. È un morfismo di, non è, addirittura di campi, perché sono due campi delle coppie x1 0 e x2 0. Questa è la somma componente per componente. E questo è l'immagine di x1 più l'immagine di x2. Quindi l'immagine della somma è la somma delle immagini. E lo stesso anche per il prodotto. F di x1 per x2 è la coppia x1 x2 0. E qua non è così ovvio, ma facciamo il conto esplicito. Che cosa succede se invece prima calcoliamo le immagini e poi facciamo il prodotto? F di x1 è la coppia x1 0. F di x2 è la coppia x2 0. Il loro prodotto è prodotto dei primi elementi meno il prodotto dei secondi elementi, che fa 0. Virgola, il primo della prima per il secondo della seconda, quindi x1 per 0, più il secondo della prima per il primo della seconda, 0. E se svolgiamo i calcoli, al primo posto c'è x1, x2, al secondo posto c'è 0. Inoltre F è iniettivo. Vedete esattamente la stessa. x1 diverso da x2 in R implica x1,0 diverso da x2,0. Perché è vero che al secondo posto ho lo stesso elemento, ma al primo posto ho elementi diversi, quindi le coppie sono proprio diverse. Che cosa ci dice questa F? Questa F ci dice che dentro C c'è un sottoinsieme che è uguale ad R, perché è in corrispondenza biunivoca con R e le operazioni fatte lì sono la stessa cosa delle operazioni fatte in R. Qual è la differenza? La differenza è che a fianco si porta dietro ogni elemento zero, però non cambia nulla. Il numero reale 3 lo posso vedere come 3,0, il numero reale 5 lo posso vedere come 5,0, se li sommo trovo 3 più 5,0, se li moltiplico trovo 3 per 5,0. Quindi dentro C c'è una coppia uguale di R, ossia c'è una corrispondenza biunivoca
stesso discorso di quando diciamo che so io, z è contenuto dentro q perché n lo posso vedere come n fratto 1. Questi sono i numeri interi, questi sono numeri razionali, ma i numeri razionali con denominatore 1, se io li sommo, mi basta sommare i numeratori, se li moltiplico mi basta moltiplicare i numeratori, e quindi è come se fossero esattamente i numeri interi. E qua è la stessa cosa, dentro C c'è R. Invece di stare a scrivere tutta questa cosa, noi diremo semplicemente che R è contenuto dentro C, intendendo questa identificazione. Così come io identifico il numero intero n con il numero razionale n fratto 1, io identifico il numero reale x con il numero complesso x virgola 0. Provate per esercizio a casa, provate a mettere la x al secondo posto, cioè a mettere 0 virgola x invece che x virgola 0, e vedrete che non funziona più niente. Quindi, invece che scrivere 3 virgola reale, io lo vedo come questo numero complesso, esattamente come il numero intero 3 lo posso vedere come la frazione 3 fratto 1. Il numero intero meno il numero reale meno 1 lo posso vedere come il numero complesso meno 1,0. È maggiore o uguale perché contiene una coppia uguale di R, uguale poi in realtà il termine tecnico è isomorfa. Però con gli insiemi infiniti non basta dire che contiene R, contiene qualcos'altro e quindi è più, la cardinalità è più grande, in realtà è la stessa cardinalità. Allora, vediamo che cosa succede se prendiamo questo particolare numero complesso. È un numero complesso perché è una coppia, non è uno di quelli che ho identificato con i numeri reali. Proviamo a vedere che succede moltiplicandolo per se stesso, cioè facendo il suo quadrato. Allora, prodotto dei primi elementi meno prodotto dei secondi elementi, virgola, il primo per l'ultimo più il secondo per il terzo. Allora 0 per 0 fa 0, meno 1 viene meno 1, virgola, 0 per 1 0 più 1 per 0 fa 0. Ma meno 1,0 è quello che io ho detto è il numero reale meno 1. Quindi dentro C c'è un numero, complesso, che ha la proprietà che il suo quadrato fa meno 1. 0,1 è un numero complesso con la proprietà che 0,1 al quadrato è uguale a meno 1. È proprio la soluzione dell'equazione che avevamo detto in R non possiamo risolvere. 0,1 è soluzione di x al quadrato più 1 uguale a 0. Tutto questo ambaradan nasce da qua.
noi vogliamo risolvere questa equazione, e allora l'idea matematica è, va bene, non ho nessuna soluzione in R, io a R aggiungo qualche cosa che sia la soluzione di questa roba qua. Devo controllare però che quello che aggiungo funzioni bene, non mi porti a contraddizioni. Se io pretendessi ad esempio di aggiungere a R l'inverso dello 0, potrei dire lo 0 l'inverso in R non ce l'ha. Bene, io aggiungo un elemento, epsilon, che è l'inverso di 0. E succede un patatrac. Insomma, alla fine viene fuori che tutti i numeri reali sono uguali, con l'aggiunta di questo strano oggetto. Allora non lo posso fare. Il problema è, se io aggiungo ad R una cosa nuova e l'hanno chiamata I, iniziale di immaginario, perché non avevano la minima idea se esistesse o meno, poi posso fare i conti con questa I trattandola semplicemente come una lettera e semplicemente ricordandomi che se per caso mi capita di trovare I per I, io so che al suo posto posso mettere meno 1. Il problema era che questa I, come dice il nome che hanno scelto, non si sapeva affatto se esistesse o meno. Dico, vabbè, ci metto una roba con questa proprietà, ma va bene, esiste. La costruzione che noi abbiamo fatto dimostra che esiste. Cioè, noi abbiamo costruito C come R per R, ci abbiamo messo delle operazioni, abbiamo verificato che ha una struttura buona di campo e poi abbiamo visto che dentro questa nostra costruzione c'era effettivamente un elemento che ha la proprietà di avere come quadrato meno 1 e quindi noi abbiamo ampliato R ottenendo un insieme di numeri più ampio che è un buon insieme di numeri perché ha le operazioni di somma e prodotto e tutte quasi tutte le buone proprietà di R, e questo nuovo insieme permette anche di risolvere questa equazione. E la domanda però è, vabbè, ne abbiamo risolto una, ma ci sono tante equazioni in R che non sappiamo risolvere. Tanto per non andare lontano, tutte le equazioni di secondo grado con discriminante negativo. Dovremo fare una nuova costruzione tutte le volte che vogliamo risolvere un'equazione di secondo grado con discriminante negativo? E la risposta è, in generale sì, ma in questo caso particolare, nei numeri reali, ci basta la costruzione che abbiamo fatto, che vuole arrivare a trovare una soluzione di questa equazione, per avere immediatamente che tutte le equazioni polinomiali hanno soluzioni. Quindi, aggiungendo questo qua, che risolve l'equazione x quadro più 1 uguale a 0, automaticamente abbiamo soluzioni di tutte le equazioni di secondo grado, anche quelle con discriminante negativo, anche quelle con coefficienti numeri complessi, perché se io ho i numeri complessi per risolvere le equazioni, ho anche i numeri complessi per scrivere le equazioni. Io potrei scrivere i x quadro più 3 uguale a 0. Qui c'è la I, quindi ho tante equazioni in più. Bene, si risolvono tutte, e non solo quelle di secondo grado, si risolvono tutte le equazioni che io posso scrivere di grado qualunque con numeri complessi, non solo numeri reali, come coefficienti. Questo è un fatto talmente importante che si chiama teorema fondamentale dell'algebra. Ne riparliamo la prossima volta. Un'ultima velocissima cosa, non pensate che questa costruzione sia cervellotica. C'è un modo estremamente concreto di vedere i numeri complessi, geometrico, e lo vediamo la prossima volta. I numeri complessi si possono vedere geometricamente. Geometricamente come faccio a trasformare un numero reale nel suo opposto? Faccio una rotazione di pi greco. Allora, se io voglio trasformare un numero nel suo opposto, cioè moltiplicarlo per meno 1, in due passi, moltiplicandolo due volte per la stessa cosa, come farò? Se
in un giro arrivo a meno A e voglio farlo in due volte uguali, che cosa farò? Giro ogni volta di pi greco mezzi. Questo è esattamente I. I è, faccio un giro di un angolo retto. Lo vediamo la prossima volta.